mancano 11 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del Sagittario. La Chiesa ricorda San Liberato. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Liberato. Il nome è di origine latina e di chiaro significato. Il numero porta fortuna è il 7, il colore è il giallo e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 20 dicembre del 1951 viene prodotta per la prima volta l'elettricità da un reattore nucleare sperimentale costruito nelle vicinanze di Arco, nell'Idaho. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 20 dicembre ricordiamo la cantante Gigliola Cinquetti, la stilista Fernanda Gattinoni. La citazione del giorno. Quando uno inizia un ritratto e cerca per successive eliminazioni di trovare la forma pura, si finisce inevitabilmente con un uovo. Pablo Picasso. Dice il saggio. Tutti siamo sempre sufficientemente forti per sopportare i mali altrui. Il bel paese. Immerso nella valle del Rubicone, circondato da vigneti, frutteti e oliveti, il borgo di Longiano, in provincia di Forlì-Cesena, è un chiaro esempio di urbanistica medievale. Il centro storico è conservato perfettamente nella sua armonia architettonica e nelle sue tradizioni ricche di quella buona volontà di chi vive e crede in questi luoghi. Il castello, situato nella zona più alta del paese, è una testimonianza del potere della signoria dei Malatesta, durata fino al 1463. Il borgo di Longiano affascina per la coesistenza tra antico e moderno. La Fondazione Tito Balestra è una delle più interessanti raccolte d'arte moderna e contemporanea della regione, capace di richiamare visitatori da tutto il paese. Il borgo è famoso anche per ospitare l'evento chiamato Longiano dei Presepi, un suggestivo percorso di presepi arricchito dalle luminarie natalizie di varia tipologia e provenienza.